stesso biscotto che poi... ecco, la particolarità di Ninja, che i suoi 15 anni, magari fisicamente la sua dignità, ma è sordo e quindi si perde delle cose, il cibo. Siamo qui con Clara Marta, che è in ottima compagnia, come vedete. E Clara, allora, ci racconti qualcosa di questi bellissimi bambini? Ciao, grazie per essere qua. Lui è, sembra tanto giovane, in realtà lui ha 15 anni, si chiama Ninja. No, seduta tu Ada, sei l'ultima arrivata. Lui si chiama Ninja ed è arrivato nella nostra famiglia 15 anni fa. Poi mi hanno regalato una mia carissima amica nel 2017, mamma Viola. Viola, con tanta fatica, è diventata mamma nel 2020, proprio prima del lockdown, parliamo del 26 di febbraio, sono nati 6 cuccioli, bellissimi, 6 cuccioli di golden, meravigliosi, e tant'è vero che era un momento particolare per tutti, e sono stati presi dalle persone che per caso passavano di qua, una la postina, ne ha voluto uno a tutti i costi, mia cugina, insomma persone di famiglia. Noi avevamo deciso di tenere Tommy che è il maschietto che è bellissimo, guardate Tommy, è il maschietto meraviglioso, e poi invece Ada, lei che è una grande monella, ha deciso di rimanere in questa casa da sola, tant'è vero che quando venivano le persone per guardarla, amiche, capivano che doveva stare qua con noi. Viola è la mamma ed è, devo dire che è un'anima stupenda, ecco, anche lei dentro questo pelo bianco c'è una meraviglia. E i benefici della convivenza con tutti e quattro? Ma tra di loro, sì, allora, i maschi, perché Tommy sopporta Ninja, perché poi sono maschi, e Ninja, che era dominante malgrado la sua piccola stazza sulle femmine, soprattutto su Viola, ha imparato a stare zitto e sopravvivono, hanno il loro equilibrio. La più difficile, nel senso che quella che è più determinata, è la Ada, tant'è vero che lei già da piccola ha dovuto conquistarsi la possibilità di vivere con noi, quindi è quella che ha deciso da subito che lei doveva stare qua. Chi dei loro quattro invece è più propenso a starti sempre vicino? Beh, Viola è quella che io devo dire che Viola è me, nel senso che lei sente anche quando io sono triste e quando sono felice, sente tutto e a volte mi crea anche disagio, perché se capisce che ho davanti qualcuno che mi ha creato del dispiacere o della malinconia, e lei sparisce, cioè, e anche di notte ogni tanto magari se mi alzo capisce quando mi alzo perché non sto bene dentro, quando mi alzo semplicemente, per cui Viola è avanti. E invece il loro rapporto con gli altri animali, specie magari con i gatti? Allora, qua ci sono due aspetti. Se decido di andare con tutte e quattro, tipo non so, a passeggio tutto, è chiaro che lì esiste, ci sono tante emozioni per loro, per cui se vedono un cagnetto piccolo, un gatto, iniziano a partire, spaventano, ma poi alla fine sono cani buoni. Con il gatto, io una volta ero piena di gatti qua, forse magari i maschi tipo Tommy non li gradiscono, quindi non vedo più gatti in casa o comunque nel giardino. Uno dei ricordi più significativi che ti è rimasto nella memoria? Appunto, come dicevo prima, la loro nascita, che è stato in un momento orribile per il mondo, no? Che c'era il Covid, loro sono nati, per cui hanno portato una luce, no? Ancora il segnale di vita nella famiglia, non solo, perché poi devo dire che facendo i video e condividendo anche con chi passava qua davanti per caso, davano una speranza, ecco, hanno dato speranza e gioia anche nei momenti difficili. Personalmente, i momenti che posso ricordare anche simpatici è quando io decido di non scegliere, perché poi alla fine quando hai un figlio 2 o 3 e quando hai un cane 1, 2, 3, 4, cosa fai? Ne scegli uno? No, li porti tutti. Allora magari decido di andare a fare le passeggiate e il momento topico
e quando scendono dalla macchina che si scatena l'inferno. Ada, Ada, Mare, vieni qua, vieni da me, vieni qua da me. Sì. Quando uno ha qualsiasi difficoltà, ma adesso non solo il Golden, un cane, ma anche il cane qualunque, perché se tu hai del buono, dell'energia dentro, anche il cane che sembra il più cattivo del mondo diventa buono, perché poi dipende sempre anche da noi, no? Come sono gli animali. Tu hai scelto proprio il Golden oppure è stata una casualità? Ma io, allora, da ragazzina sono stata morsicata per caso, camminando in una passeggiata, da un cane lupo qua sulla coscia, e lì mi ricordo, malgrado tutti i consigli, ho decisi, perché poi mi aveva dato sì un morso e non avevo più la gamba bella, ero tutto livida, di non fare nulla e di non denunciarlo. Per cui la mia paura è chiaramente un po' importante sui cani, però il primo cane che abbiamo avuto qua è un cane lupo, Pam, che era eccezionale. E poi i Golden mi sono sempre piaciuti, a me piace, prima avevamo un Labrador, che poi non lo so se loro sono bellissimi, perché in realtà quando li vedono, sono piccoli, quella, ma hanno un'anima, per me può essere, non è che li devo portare a fare sfilate, non hanno il pedigree, ecco, però sono Golden. E sono bellissimi. Sono bellissimi, poi guarda Tommy è il più bello di tutti. Sì, quello sì, per cui sì, li consiglio perché sono cani facili, sono cani che capiscono le persone e sono terapeutici, questo sì. Pensi del fenomeno dell'abbandono degli animali, in particolare dei cani? Io credo che l'edonismo esasperato umano porta davvero a fare di tutto, e anche questa bassezza di abbandonare i cani che prendi prima sempre per egoismo, quindi legato al tuo edonismo del momento, e poi devi andare in vacanza. Che problema c'è? Buttiamo via anche il cane. Si devono, guarda, no comment. Spero di aver detto tutto. In merito al Servizio Sanitario Nazionale, pensi che sia giusto anche che inglobi la sanità verso gli animali? Ma secondo me sì, assolutamente sì. In generale, ad esempio, pensiamo anche tutte i felini, no? I gatti, che quanti ce ne sono, la proliferazione, per cui in quel caso assolutamente sì, perché potrebbe limitare sicuramente il fatto che poi ci siano dei danni o comunque ci siano dei gatti che muoiono o troppi felini in giro o troppi cani abbandonati o cani che non stanno bene, cani nei canili, questo sì. Quindi indubbiamente sarebbe umano fare questa cosa, perché poi loro tanti considerano di casa, ma se sono di casa dobbiamo anche proteggerli sotto l'aspetto sanitario, quindi questo sì. Riusciresti anche ad operarti per raggiungere questo obiettivo? Sì, assolutamente sì, ma come io ero per l'orso, cioè alla fine, cioè se noi diamo la possibilità a un territorio di sviluppare anche questo fatto di avere la presenza di orsi, tu devi proteggere l'orso e le persone dall'orso, per cui io sono contraria all'esasperazione di ogni progetto. Il progetto va sempre gestito dall'A alla Z. Adesso ci sono gli animali, i cani abbandonati, lo sappiamo da anni che la gente va in vacanza e li abbandona. Facciamo qualcosa prima, non bastano i canili.